zone alte della classifica, starà a guardare nel ricco programma di anticipi del sabato, in attesa di affrontare domani il Napoli. L'Inter, dopo la festa di Londra, è chiamata a un altro difficile impegno, ospite del Palermo, quarto solitario, che sogna l'approdo alla Champions League. Come con il Chelsea, Mourinho ha deciso di fare ancora meno di Balotelli, e Moratti, auspicando il ritorno alla vittoria anche in campionato, si è già detto dalla parte del portoghese, fatalista Delio Rossi. Contro l'Inter, ha detto il tecnico rosanero, servirà un Palermo al 150% e un Inter non al 100%. Contemporaneamente all'Olimpico, la Roma, ridimensionata dopo Livorno, riceve l'Udinese. Ranieri, pur di fronte alle tante assenze, ha cercato di risollevare l'ambiente, dicendo che lo scudetto può perderlo solo l'Inter, ma che i giallorossi cercheranno di non mollare sino alla fine. Il tecnico friulano Marino ha sottolineato come il match sia molto più equilibrato di quanto dica la classifica. Al Franchi, infine, si affrontano Fiorentina e Genoa, con i viola in cerca di continuità e i rossoblù desiderosi di proseguire nella corsa al quarto posto.